Ha chiesto di parlare il senatore Candiani, ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'argomento è certamente di quelli che solleva dibattito e come giusto che sia, perché è indubbio che a tutti noi sta a cuore la sicurezza all'interno delle carceri. Dobbiamo ricordarci che la sicurezza è sempre da due parti, nei confronti dei detenuti e nei confronti delle guardie carcerarie, perché questa circostanza orribile di cui tutti siamo venuti a conoscenza in maniera sconcertante mette anche in evidenza che all'interno delle carceri da troppo tempo ci sono condizioni sia per chi ci lavora sia per chi vi è detenuto non all'altezza di quello che dovrebbero essere gli standard di un paese come il nostro. E allora chiariamo subito una questione: quello che è accaduto all'interno delle carceri che abbiamo visto dalle telecamere è qualcosa che non può esistere in un ordinamento civile, ma se noi dobbiamo chiedere una cosa, un impegno al governo, è chiaramente per rendere anche possibile lavorare all'interno di quelle carceri in maniera sicura e in maniera certamente giusta. Dopodiché, tra le guardie e i ladri, noi non abbiamo dubbi, noi stiamo sempre con le guardie. Bisogna garantire a chi viene carcerato la sicurezza, bisogna garantire a chi svolge il proprio dovere in uniforme di non subire poi anche condizionamenti rispetto a un sistema che vuole mettere i numeri sopra le guardie carcerarie come se fossero loro, sopra la polizia penitenziaria come se fossero loro i carcerati. Vede Presidente, ci siamo posti anche un quesito, una domanda, una cosa molto curiosa, perché da tempo noi insistiamo all'interno di queste aule affinché il governo capisca che inserire all'interno di luoghi delicati dove possono esserci maltrattamenti sistemi di controllo con le telecamere è un'opportunità per garantire legalità. Ci troviamo sempre ostruzione da parte del Partito Democratico su questi temi. Bene, questa è una circostanza nelle quali il sistema di controllo a telecamera all'interno delle carceri ha garantito il potere mettere in evidenza una situazione di sopruso, garantendo che in futuro queste cose non possano più ripetersi. Noi lo chiediamo insistentemente perché ci siano sistemi che garantiscano e tutelino all'interno delle strutture protette per gli anziani, all'interno anche delle scuole materne, dove purtroppo abbiamo visto anche lì situazioni di maltrattamenti. Ma se lo dice la Lega non va bene, se lo dice Salvini si deve dire l'opposto. Questa è una circostanza che ci deve far riflettere quindi sotto molti punti di vista, anche dal punto di vista appunto della tutela di chi è in condizioni di poter essere offeso senza potersi difendere. Esiste un PNRR, Presidente, esiste all'interno di questa voce di bilancio una grande quantità di risorse che abbiamo chiesto al governo di impegnare seriamente per la ristrutturazione delle strutture carcerarie e per consentire ambienti e strutture capaci sia di contenere sia di tutelare chi ci lavora e chi vi viene recluso. Su queste cose abbiamo bisogno che il Ministro venga in aula e ci riferisca, che ci dia certezza che il Governo non sta sottovalutando la situazione e che anche garantisca l'onorabilità di un corpo come quello della Polizia Penitenziaria, che per nulla può venire macchiato dal comportamento di singoli individui. Grazie. Grazie, senatore Candiani.